Proseguono senza sosta i cantieri nel comune di Fano. Dopo la passeggiata di Sassonia, la ciclabile di Ponte Sasso e il parco di Carrara, ora spazio alla Darsena Borghese, uno dei luoghi più belli e storici della nostra città e che dalla giornata di martedì ha visto l'insediamento degli operai. Un restyling senza precedenti, perché qui verrà riqualificata l'intera pavimentazione, verranno consolidate le strutture di contenimento ed infine verrà installata una nuova illuminazione a LED. Questa mattina, all'interno del cantiere, l'assessore ai lavori pubblici, Fabiola Tonelli, ha elencato il primo dei tre stralci, ovvero il tratto che dalla Darsena arriva fino al ponte ferroviario. L'intervento prevede la messa in sicurezza, il consolidamento dei terrapieni, dei muri che sostengono questo spazio. Sarà un restauro di tutte le scalinate che da via Nazario Sauro scendono verso la passeggiata e verso la Darsena. Inoltre ci sarà un grosso intervento di illuminazione sia per la sicurezza della passeggiata, ma anche un'illuminazione scenica, tutte le barriere architettoniche, infatti la discesa che porta verso il piazzale della Darsena verrà completamente pavimentato in modo che anche per i diversamente abili è più facile scendere. Inoltre, aggiunge l'assessore, sarà rivista tutta la parte del verde con la piantumazione di arbusti e la cura dell'erba e che successivamente, all'interno dei terrapieni, verranno installate delle nuove panchine in pietra d'Istria. Il costo dell'opera è di 250.000 euro, di cui 75.000 euro è un finanziamento che siamo riusciti ad ottenere dal GAC Marche, del gruppo Azione Costiera delle Marche. I tempi invece, noi vogliamo assolutamente finire i lavori che riguardano il piazzale antistante la Darsena entro giugno, in modo da lasciarlo fruibile libero per la stagione estiva, per tutte le attività appunto che ci sono durante la stagione calda, mentre proseguiranno anche oltre, lungo la passeggiata. Il progetto poi continuerà con il secondo e terzo stralcio, ovvero la parte che dal ponte ferroviario arriva fino alla capitaneria di Porto, e il terzo stralcio vedrà l'intera riqualificazione della parte opposta al camminamento.